Dio è venuto per tutti gli uomini, escluso nessuno. Allora io dico a tutti quanti, procuriamoci la spada, la parola di Dio, perché possiamo avere la vita, è qui che c'è scritta tutta la vita. Qui ci sono tutti i consigli per avere la gioia, per sperimentare la pace. Non la pace che dà il mondo, ma la pace che dà Dio. E adesso, se abbiamo la parola di Dio, la apriamo in Marco al capitolo 1, il versetto 21. Allora, in Marco 1,21 noi leggiamo: poi entrarono a Cafarnao e subito il giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava, e la gente si stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ora nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare dicendo: che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei il santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò dicendo: ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido, uscì da lui. E tutti furono sbalorditi, tanto che si domandavano fra loro dicendo: chi è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino agli spiriti immondi ed essi gli obbediscono. E la sua fama si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Galilea. Parola del Signore. Gloria al Signore. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Sapete chi dice queste parole? Gesù. Gesù lo dice a una donna che era rimasta colpita dalla personalità di Gesù. E allora il suo pensiero andò alla mamma di Gesù, pensando quanto orgoglio per questa mamma avere un figlio così speciale. E dice a Gesù: beato quella donna che ti portò in grembo, e beato quel seno che ti allattò. E Gesù rispose a questa donna, senza nulla togliere alla Madonna: beati, cioè felici, sono tutti coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Non basta ascoltarla, bisogna metterla in pratica, perché la parola di Dio ci trasforma, ci lava, ci purifica, ci fa diventare migliori. Amen. Ora ritorniamo al racconto di Marco. Gesù sulla terra insegnò agli uomini che dovevano pentirsi e ravvedersi per poter essere salvati. Egli dice a tutti gli uomini, tutti quelli che andavano a lui: pentitevi e ravvedetevi ed io in poche parole vi salverò. E che cos'è il ravvedimento? Il ravvedimento comprende il pentimento. Cioè, a un certo punto un uomo si deve fermare e dire: io devo smetterla di peccare. A un certo punto l'uomo deve incominciare a sentire dispiacere per il peccato e a decidere di cambiare vita, di cambiare mentalità, di cambiare il cuore, di cambiare il suo comportamento. Questo significa ravvedimento. E Gesù venne proprio a dire questo: ravvedetevi e pentitevi perché io vi salverò. Precedentemente a Gesù l'aveva detto Giovanni Battista. E ora è Gesù che dice le stesse cose: io vi salverò, in poche parole io vi porterò in paradiso. Io vi darò la vita eterna, io vi farò gustare il regno di Dio. E mentre insegnava queste cose, dà un assaggio del regno di Dio, facendo prodigi e miracoli. Gesù sta dicendo: nel regno di Dio non c'è morte, non c'è pianto, non c'è sofferenza, non c'è malattia, non c'è infermità. Nel regno di Dio c'è solo gioia e felicità. E dà un assaggino agli uomini: così è la vita eterna. Questo sta dicendo Gesù. Ma vediamo com'era, chi era Gesù, vediamo la sua potenza e la potenza del diavolo, perché bisogna conoscere anche la tattica del diavolo, altrimenti il diavolo può raggirarci come vuole.
Molti uomini dicono, ma il diavolo non esiste. C'è, il diavolo esiste. E la parola di Dio ce lo dimostra, che il diavolo esiste. Ma, dice, questa è stata scritta 2000 anni fa? No, no. Questa è sempre attuale. Perché questa qui, tu devi portarla nella tua vita, cioè devi seguire questi consigli che sono sempre attuali. Gesù era straordinario, era ricco di compassione, ricco di amore, di misericordia. Era una persona gentile, raffinata, dolce. Egli amava, odiava l'ingiustizia e odiava anche la corruzione. E rispettava i diritti delle donne. A quell'epoca le donne non avevano molti diritti. E lui rispettava i diritti delle donne. Ed era mite, ed era umile, ed era il più mite e più umile di tutti gli uomini sulla terra. Al punto che un giorno lava i piedi agli apostoli, ed era questo un compito che era riservato soltanto ai servi. E Gesù lava i piedi agli apostoli. Ed era sensibile a tutti i problemi, tutti i bisogni degli uomini. E li guariva, li liberava, risolveva tutti i loro problemi. Tutti gli uomini che andavano a lui, non quelli che non ci andavano, quelli che correvano a lui. E la gente si meravigliava della personalità di Gesù. Ma altri dicevano, questo è fuori di sé. E come si comportava Gesù? Certamente non prendeva in considerazione questi uomini che dicevano che lui era pazzo. Non si lasciava influenzare dalle calunnie, dalle persecuzioni, dalle ingiurie, ma perdonava, ecco, il perdono, perdonava tutti. E sapete perché? Perché era troppo importante quello che lui doveva fare, troppo importante la sua missione. Egli era venuto per salvare tutta l'umanità e dice a noi tutti, andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà salvato, chi non avrà creduto è già condannato. E vi rispondo anche alla vostra domanda. Qualcuno avrà pensato, ma quella donna che cosa vuole? Io sto parlando di Gesù, del suo amore. E amo Gesù e amo tutti voi. E perché amo Gesù sono qua. Sto ubbidendo al suo comandamento che dice andate, predicate a tutte le creature, affinché esse vengono salvate. E la gente stupiva della sua dottrina. Vediamo un'autorità nella sua dottrina. E Marco inizia il suo racconto parlando proprio dell'autorità singolare del Signore Gesù. Un'autorità tale che nessuno osava mettere in dubbio la sua dottrina. Nessuno. E quando parlava, dalle sue parole usciva potenza. Sapete perché? Perché Gesù diceva la verità. Può esserci mai potenza nella menzogna? La potenza è nella verità. E qualunque uomo che ha un pizzico di coscienza non può far altro che ammettere che le sue orecchie stanno ascoltando la verità quando questa verità viene proclamata. Quanti di voi credono che questa è la verità? È nel tuo cuore che lo senti che questa è la verità. Perché vuol dire che ancora c'hai la coscienza. Egli parlava poi con semplicità, con naturalezza, non era un ipocrita. Parlava col cuore perché doveva arrivare al cuore degli altri. Egli usava delle parole e sapeva che cosa il significato delle parole. Egli, in poche parole, era un rabbino singolare, speciale, particolare. Mentre tutti gli altri rabbini si gingillavano con le parole, cercando di mettere in mostra la loro sapienza umana, Gesù non ha mai cercato di mettere in mostra la sua
la sua persona, la sua sapienza, ma tutt'altra cosa, tutt'altro. Ed ora, non appena Gesù si è reso conto che gli uomini hanno percepito la potenza nelle sue parole, egli cerca di mostrare agli uomini la potenza anche nei fatti, nella sua persona. E sceglie questo povero uomo che, di cui abbiamo letto la storia in Marco, un povero uomo che era posseduto da uno spirito immondo. Egli va nella sinagoga di sabato e incontra questo povero uomo che era nella sinagoga. Che cos'è la sinagoga, lo sapete? È un luogo di preghiera, è un luogo di culto. E come mai il diavolo stava lì, in un luogo di preghiera? È semplice. Non c'era la potenza di Dio, non c'era Gesù con la sua potenza. Quindi il diavolo che gli importava? Portava anche quest'uomo nella sinagoga. E evidentemente le preghiere, i canti che si facevano nella sinagoga non bastavano a liberare quest'uomo. Egli comunque aveva dei problemi e continuava a peccare. Probabilmente era andata nella sinagoga per mettere scompiglio, per creare confusione, ma quella mattina gli va male, perché arriva Gesù. Lui non lo sapeva, non se l'aspettava, perché il diavolo non è onnipotente, non è onnisciente, solo Dio lo è, quindi non poteva saperlo. E Gesù entra nella sinagoga ed egli dice, quando lo vede, gridando, che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so tu chi sei, tu sei il Santo di Dio. Ma non era quest'uomo a parlare, ovviamente. E chi era? Il principe di questo mondo, che parlava dalla bocca di quest'uomo. Egli controllava la sua mente e presentava la sua personalità. Sto parlando del demonio. Sto parlando di questo spirito immondo che presenta la sua personalità, e la personalità di quest'uomo viene messa a parte. E così succede. Questa è la verità, sapete. Forse non si ascolta spesso questa verità. Ci piacciono dire le cose belle, ma queste cose bisogna dirle. È venuto il momento di dirle, che il diavolo nell'uomo presenta la sua personalità corrotta e mette a parte la personalità dell'uomo che lo ospita. Il demonio ha una personalità, egli vive. Quello che non ha il demonio è un corpo. Mi seguite? Quindi ha una personalità, vive ed ha un corpo. Inoltre, in un uomo non vive mai solo, è sempre accompagnato, perché qui, se andate a vedere il passo, che vi è fra noi e te, sta parlando al plurale, quindi non è uno, uno fa da portavoce, ma ce ne sono gli altri, che sono in questo corpo. E quest'uomo non aveva più nessuna facoltà mentale. E allora, il demonio presenta la sua personalità. Incominciate a recepire cosa voglio dire. Il demonio ha una volontà, ha conoscenza, ha emozione, parla, e negli uomini essi lavorano a catena di montaggio, associati, gruppo associato all'altro gruppo, per distruggere l'uomo. Vediamo la volontà. Se leggiamo Matteo 12 nella parola di Dio, al versetto 43, quando lo spirito immondo entra, è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova, allora dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Ci fermiamo qua. Quando uno spirito immondo esce da un uomo, state ascoltando? Ascoltate? Quando lo spirito immondo esce da un uomo, egli vaga per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. E allora che cosa dice? Ritornerò nella mia casa da dove sono uscito.
Quindi lui pensa e ha una volontà, perché poi decide con la sua volontà di ritornare nella casa da dove è uscito. Ma che cosa dice? La mia casa. Quindi considera il corpo umano la sua casa. E ci sta talmente bene che lui non si nasconde, non si fa scoprire, non vuole uscire. E poi vediamo che in Marco abbiamo letto: io so chi tu sei, il Santo di Dio, quindi lui ha conoscenza. Io so tu chi sei, Gesù Nazareno, tu sei il Santo di Dio, quindi lui conosce le cose. E ancora vediamo che prova delle emozioni, perché a un certo punto, al versetto 25, Gesù lo sgridò dicendo: ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un grido, uscì da lui, grida. E in Atti 8:7 noi leggiamo: gli spiriti immondi uscirono da molti indemoniati gridando ad alta voce. Che cosa ha detto la parola? Gridando ad alta voce. Quindi gridare significa che essi vedono Gesù, vedono la potenza di Gesù e tremano, e gridano e provano un'emozione di fronte alla potenza di Dio. Il diavolo deve lasciare la preda, ma la potenza di Dio ci deve essere. Se non c'è, lui non lascia la preda. Ed entra e esce dalla sinagoga, tanto nessuno lo disturba. Ecco perché lui esce ed entra dai luoghi di culto e di preghiera. Indisturbato, nessuno se ne accorge. Non c'è la potenza di Dio. Ma quando Dio è tra quegli uomini, tra quei credenti, in quel luogo di culto, ecco che il diavolo trema. Non può più resistergli. Deve uscire, deve andar via. E poi parlano: sei tu venuto a prenderci? Sei tu venuto a prenderci? Chi lo dice? Quest'uomo? No, lo dice il diavolo. Le parole sono pronunciate da quest'uomo, ma sono espresse dal demonio. Non è più quest'uomo a parlare, perché quest'uomo non ha più una propria volontà. Ha una volontà molto indebolita. E non vediamo più la persona. La rivediamo quando? Quando Gesù, in mezzo a tutta la folla, lo prende per mano, lo rialza e lo guarisce. Allora vediamo di nuovo la personalità di quest'uomo. Forse era una bella personalità, ma disturbato dal demonio. Messa a parte la sua personalità. E l'uomo presenta una brutta personalità, un'orrenda personalità. Finora quest'uomo diceva e faceva delle cose che, se non fosse stato dominato dal diavolo, non avrebbe mai detto, non avrebbe mai fatto. Avete mai sentito che degli uomini dicono di altri uomini: poverino, è sotto il dominio della droga, è sotto il dominio dell'alcol, il gioco d'azzardo, la violenza, l'omicidio, la gelosia? È sotto il dominio della gelosia, altrimenti non farebbe quello che fa. Ed è così, purtroppo è così. L'uomo è sotto il dominio di tante cose e quindi non è più lui ad agire, ma è il demonio. E a volte gli uomini fanno delle cose talmente orrende che non sembrano più degli uomini. Ditelo voi, che cosa sembrano gli uomini? Quando uccidono una mamma che uccide un figlio che uccide la mamma, che poi si fanno stragi, e poi ci si ubriaca e si investe gente, e poi ci si droga. Guardatelo qua, l'uomo, fatto di immagine e somiglianza a Dio, come è ridotto. Non sembra più un uomo, ma sembra una bestia. È così o no? Gli scienziati dicono che l'uomo è nato scimmia, cioè bestia. La scimmia è una bestia. E poi la scimmia si è evoluta e è diventata uomo. E noi rispettiamo gli scienziati. È vero, rispettiamo gli scienziati. Ma se siamo credenti dobbiamo credere a quello che dice la parola di Dio. E la parola di Dio in Genesi non dice che l'uomo è nato scimmia, bestia, e poi si è evoluto ed è diventato uomo. La parola di Dio dice che l'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza a Dio ed è stato creato perfetto ed è stato sempre uomo. Adamo era uomo
era perfetto. E si crea, si riunisce il Gran Consiglio. In Genesi leggiamo che Dio dice, riunendo il Gran Consiglio, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e abbia dominio sulla terra. Quindi l'uomo è perfetto. E neanche Dio poteva creare l'uomo scimmia. Sapete perché? Perché Dio è onnipotente. Dio è onnisciente. E non può dire, oh mamma mia, com'è venuto brutto quest'uomo. Adesso lo aggiusto un poco. L'ho fatto troppo brutto, uno scimpanzé, immaginate. Adesso lo aggiusto un poco, perché Dio non può rettificare, aggiustare. Dio sa prima quello che fa. Non è che può sbagliare e poi dice, adesso aggiusto. Tutto quello che ha creato, Dio l'ha creato perfetto. Non ha aggiustato niente, perché sapeva ogni cosa. Quindi non è l'uomo che è stato prima scimmia, ovvero prima bestia e poi uomo, ma è successo esattamente il contrario. Prima uomo perfetto e poi è diventato scimmia. Gloria al Signore. Diamo un gloria al Signore. Grazie Gesù. Perché è diventato scimmia l'uomo? Ovvero perché è diventato bestia? Per colpa del peccato. E quando l'uomo commette il peccato, apre la porta a chi? A questi spiriti immondi. Comunque, nonostante l'uomo è diventato quello che è diventato, Gesù è venuto sulla terra per liberare l'uomo. Ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Io sono venuto sulla terra per distruggere le opere del demonio. Io sono il distruttore, il diavolo lo so, io so chi tu sei il santo di Dio. Lo sa il diavolo e trema quando vede il Signore Gesù. È sconvolgente poi vedere che in Marco noi leggiamo che questi erano degli spiriti immondi. Significa impuri, significa sporchi, significa corrotti, ripugnanti. E inducevano quest'uomo a comportarsi in quella maniera, sporco, ripugnante. Ma quando Gesù arriva nella sinagoga, nonostante che quest'uomo era ripugnante, egli non ha occhi che per lui, guarda lui. Guarda questo povero uomo, lo prende per mano e lo rialza e lo guarisce. Ma quest'uomo non aveva chiesto la guarigione, non aveva forza. Non aveva più quella forza d'animo di dire, Signore, guariscimi, perché parlava il demonio. Era lui che prevaleva in quest'uomo. In poche parole dice, lasciami stare. Ma il Signore non può fargli questo regalo, non può lasciarlo stare. La sua volontà era troppo debole. La nostra volontà diventa debole quando continuiamo nel peccato. Quest'uomo sembrava senza speranze. Ma per quanto quest'uomo era senza speranza, la sua volontà era debole, per quanto l'uomo possa avere una volontà debole, il Dio gli lascia sempre, sempre, sempre una possibilità di salvezza se si pente e si ravvede. Amen. Ed ora un'ultima domanda. Gloria al Signore. Ora, se il demonio si chiama, ascoltatemi bene, il demonio si chiama droga, il demonio si chiama alcol, omicidio, suicidio, depressione, ansia, il demonio si chiama malattia, spirito di infermità, è scritto tutto qua, stordimento, violenza, omicidio, suicidio, tutto ciò che è male è il demonio. Si chiama rubare, si chiama invidia, gelosia, ira, tutto quanto. E allora, se il demonio si chiama così, quanti uomini saranno dominati dal demonio? Se il demonio si chiama così, la parola di Dio dice tutti gli uomini, perché tutti gli uomini hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio. Amen. Tutti gli uomini. Questo qui era senza speranza. Ma ci sta qualcuno che ha più speranza. Ma non cambia nulla. Allora se io non riesco a perdonare, perché dentro già è entrato l'odio, perciò dicevo poc'anzi, si chiama spirito di odio. Si chiama anche Belzebù e Satana, ma quelli sono nomi classici. Si chiama anche crack bancario, quando le vostre finanze, quando avete una rovina economica. Si chiama anche sterilità, quando avete una sterilità. Si chiama cancro. Ditelo voi, vediamo se mi sono fatta capire. Mal di schiena, artrosi, spirito di malattia si chiama. Volete dirlo voi? Insonnia. Sonnambulismo. Panico. Panico. Fobie. E lavorano a catena di montaggio, dicevo prima. E non è più uno, ma sono tanti. Il Signore domanda in un'altra occasione, qual è il tuo nome? Ed essi dicono, legione, ma parla uno solo, fa da portavoce, mentre gli altri si nascondono dietro questo qui che parla. Mi chiamo legione perché siamo molti. Egli assume il nome del difetto che tu hai. Vogliamo dire altro? Allora, vediamo in una sterilità che cosa succede. Succede che un gruppo di demoni fa in modo che lo spermatozoo non penetri l'ovulo. Quindi hanno un compito e assumono quel nome. Poi ci sono altri che provocano cordone ombelicale intorno al bambino, altri che non fanno andare avanti una gravidanza e procurano l'aborto, e in una sterilità ci sono tutti questi demoni che associati distruggono questa persona. Abbiamo detto la sterilità, ma possiamo fare tanti esempi. Per distruggere l'uomo, adesso vogliamo un po' più bene a Gesù, al Signore. Abbiamo capito che non è il Signore, è lo Spirito, il principe di questo mondo. Però chi gliene dà la possibilità di entrare? Noi. Anche se non ce ne accorgiamo. Perché lui non dice, io sto qua, guarda. No, lui considera questo corpo la sua casa. E se tu non perdoni, apri la porta all'odio. E se tu sei geloso, apri la porta a uno spirito di gelosia. Diciamo uno, ma immagina sempre tanti. E se tu uccidi, apri la porta a degli spiriti omicidi. Se tu provi invidia, apri la porta degli spiriti di invidia. Allora incominciano tutte le aree del nostro corpo ad essere occupate da ospiti indesiderati. Ma io sono molto contenta che questa sera trovo in questa assemblea la fede. Perché avevo pensato, non posso fare un sermone, non posso predicare in modo così forte. Ma il Signore ha detto, non ti preoccupare di tutto quello che io ti dico. E ho visto che questa assemblea recepisce a fede. Questa è la verità che non la sentirete quasi mai, forse non l'avete mai sentita, ma è la verità. E se qualcuno di voi, o meglio, io credo tutti voi, perché vi osservo e so che state accettando e credendo, avete quindi una coscienza, sapete, sentite dentro di voi che questa è la verità. E non finisce qua, se i nostri genitori hanno peccato, tutto quello che hanno fatto, non solo si sono ammalati loro, ma attraverso i cromosomi, attraverso i geni, al pari di tutti i caratteri ereditari, tutti questi peccati e le conseguenze vengono trasferite nei figli. Allora vi spiegate pure perché un bambino appena nato è malato, no? Prima vi domandavate perché questo bambino è malato, che peccato ha fatto? No, non ha fatto lui il cattivo. I bimbi sono tutti angioletti, non hanno fatto i cattivi.
E quando incominciano a diventare grandi che incomincia la malizia. Ma i bimbi sono angioletti. E allora perché un bimbo appena nato è malato? Perché ha ereditato dai suoi progenitori fino alla quarta generazione, c'è scritto. Io punisco l'iniquità dei padri fino alla terza e alla quarta generazione. Allora il bimbo ha ereditato dai nonni, dai bisnonni, dai nonni della quarta generazione il peccato e le conseguenze. Hai una sterilità? Come si rompe con la potenza di Dio, conoscendo Gesù, andando a conoscerlo bene? Meditare questa parola giorno e notte, cercando di raddrizzare la nostra vita. Gesù l'ha detto, pentiti e ravvediti. E scavare, scavare, non fermarti mai. Sono 28 anni che non mi fermo. E Dio rivela agli uomini le sue intenzioni. Dio dà agli uomini i suoi carismi. Perciò ci chiamiamo carismatici, perché Dio ti dà questi carismi, come li aveva dati agli apostoli. Essi pregavano in lingue, parlavano in lingue. Quando scese lo Spirito Santo, essi che cosa facevano? Parlavano in lingue. Essi guarivano. Non ho né oro né argento, dice Pietro, ma quello che ho, io te lo do, alzati e cammina. Il Signore lo dà a tutti gli uomini, se tu vuoi, se tu ti sforzi, se tu lo cerchi. Alleluia. Ora sai la verità. Sei anche tu responsabile quanto lo sono io. Dirai alla gente: le cose non stanno così, troppo semplice, le cose stanno in questa maniera. E noi dobbiamo pregare, dobbiamo convertirci, dobbiamo ravvederci e dobbiamo aiutare gli altri. E vedrai che il Signore non solo guarirà te, ma farà sì che tu potrai aiutare gli altri a guarire. Il diavolo ha paura dei figli di Dio che danno fastidio, che sanno, che conoscono quella parola. Ed ora una dimostrazione della potenza di Dio, una dimostrazione di quanto Gesù è forte ed è potente. Vabbè, adesso abbiamo fatto la teoria, ma facciamo la pratica. E vi faremo sapere anche che Gesù ci ha dato dei mezzi di guarigione. Non solo l'imposizione delle mani, non solo una parola di conoscenza, la profezia. Non solo dà alla nostra persona l'unzione speciale per poter guarire, tra virgolette, perché chi guarisce è solo Gesù. Noi siamo solo degli strumenti. Ma il Signore ci dà anche l'olio, dà anche dei fazzoletti, ed c'è scritto qui, c'è scritto che l'Apostolo Paolo guariva con i fazzoletti. L'Apostolo Pietro passava e con la sua ombra guariva. Che cosa meravigliosa. E vi faremo vedere, faremo sentire le guarigioni attraverso l'olio, attraverso i fazzoletti e poi attraverso l'imposizione delle mani e vi faremo sentire tante guarigioni. Allora sentiamo qualche testimonianza. Per l'olio, per i fazzoletti. Gloria al Signore, la sorella testimonia di una guarigione particolare, di un condono di peccato che il Signore le ha fatto, anche dimostrandolo personalmente sulla sua pelle, perché la sorella si era andata a macchiare questo tempio
con l'apposizione di un tatuaggio. Si era fatta tatuare un disegno particolare sulla pelle. Allora ha messo l'olio costantemente finché il tatuaggio è scomparso, senza lasciare nessun segno, nessuna cicatrice, nessun intervento è stato necessario. Grazie Gesù. Testimoniare della guarigione di sua sorella che aveva un nodulo al seno e del suo figlio che aveva una fistola alle tonsille. E poi, ecco, dopo gli accertamenti del caso, tutte e due sono stati risolti. Se puoi essere più precisa. Sì, Rosario 3 anni fa si deve operare alla gola. Il dottore ha detto, dice, bisogna operarlo anche ad una fistola. Detto, in che cosa consiste questa fistola? Dice, inizia dalla gola e non sappiamo dove arriva, può arrivare anche ai polmoni. E abbiamo pregato, ha imposto le mani, la notte gli mettevamo un fazzoletto benedetto alla gola, il giorno dell'intervento il primario ha detto non ci credo, non la trovo più. E invece mia sorella aveva un nodulo frastagliato al seno, è andata dal senologo e ha detto, dice, signora non mi piace. Dice, è un qualcosa che va tenuto sotto controllo, dobbiamo fare un controllo con un mezzo di contrasto. Mamma, siccome mia sorella va sempre di fetta, mamma ha detto, dice, tu c'hai poca fede, tu non credi a Gesù. Aveva in Sicilia, aveva una bottiglia d'olio, messo l'olio benedetto un paio di volte, mia sorella si era proprio scordata di questa unzione da parte di mamma. Dopo 2 mesi ci aveva l'appuntamento, il dottore ancora dice, signora, dice, ma non è possibile che lei è la stessa persona, dice, perché qua ci sta un esame, e io non trovo più questo nodulo frastagliato. Lode a Gesù. Amen. Sentiamo questa testimonianza particolare. Maria, questa sorella viene da Benevento. Ascolta Gesù che cosa meravigliosa ha fatto per lei. Lei aveva il braccio di destra, un dolore alla scapola, che era completamente, le si bloccava la spalla, e così dolori fortissimi, ha usato l'olio benedetto, ha chiesto al Signore di guarirla, ha aperto il cuore a Gesù, e in una sera... Durante la sera ho messo l'olio, ho messo il fazzoletto benedetto, mi sono svegliata la notte, quindi il dolore era sparito proprio. Gloria al Signore, veramente. Ma poi scusami Anna Maria, lei veramente è stata così tanto benedetta da Gesù. Gesù è entrata nella sua casa, nella sua famiglia, ha benedetto lei, suo marito, i suoi figli, il suo lavoro. Tu poc'anzi nella preghiera dicevo Gesù benedice il parto delle vostre mucche. Gesù ha benedetto il parto delle sue mucche, ha benedetto la produzione della sua terra, benedice ogni giorno la sua famiglia e lei ringrazia Gesù di cuore. Voglio dire qualche altra cosa circa questa sorella. Questa sorella ha un'azienda dove c'ha diversi animali, insomma vivono di quello, del latte. E alcuni anni fa hanno fatto l'errore di andare da maghi e da fattucchieri. È così? Sì, è vero. E allora, da quel momento in poi, non hanno capito più nulla, in casa loro andava tutto male. Ma soprattutto le vacche, quando partorivano, morivano. Moriva la vacca e moriva il nuovo nato. E allora ci ascoltarono attraverso la radio e sono venuti a noi. Che cosa gli consigliai? Prendi dell'olio santo e mettilo sotto il pancino delle vacche e vedrai se il Signore non benedirà le tue vacche. Abbiamo detto poco fa che il Signore dice benedirò il parto delle tue vacche. Ebbene, le vacche da quel momento in poi non muoiono più e addirittura lei mi racconta non hanno più bisogno neanche del veterinario perché partoriscono da sola e le altre vacche stanno tutte intorno a proteggere il nuovo nato e li guardano così. Gloria al Signore Gesù. Un'altra testimonianza di guarigione con l'olio. Lei nel fare un salto ha battuto con il polso il braccio e si era formato un forte ematoma, tanto che doveva essere aspirato. Applicando l'olio con una fasciatura costante, si è accorto poi che l'ematoma era scomparso da solo.
Confermo, Anna Maria. Infatti ho confermato anche il medico e non me l'ha fatto. Si doveva aspirare una siringa. E adesso un'altra testimonianza. Io mi sono chiusa il dito nella porta. Vedete questa macchia nera? È un ematoma. Non sono guarita perché non ho messo l'olio. Ero per strada, non ho fatto in tempo. Invece, vi faccio ascoltare la testimonianza di un fratello che il figlio ha chiuso il ditino nella porta e non ha nulla più, ma ve la fa il papà la testimonianza. Il bambino non c'è presente. Sì, io ho 3 bambini e sono molto vivaci, come forse tutti i bambini, e facevano a gara chi doveva scendere prima dalla macchina. Uno è presente qua, il più grande, e quindi dovevano chiudere la porta della macchina. Quindi il più grande chiuse la porta, ma non se ne rese conto che il bambino teneva il dito in mezzo alla chiusura della porta. E quindi la porta era chiusa e il ditino del bimbo era chiuso nella porta. Quindi io dovetti proprio aprire la porta per liberargli il ditino. E lui subito, ormai questi bambini sono così abituati che non chiedono pomata, non chiedono creme, ma chiedono per prima cosa l'olio benedetto. E quindi gli abbiamo messo l'olio in un bicchiere e lui ha messo il ditino dentro, l'ha immerso nell'olio e l'ha tenuto per diverso tempo. Non si è fatto nero, non si è tolto l'unghia, non si è scorticato, niente, come se non fosse successo niente. Guardate invece il mio sensolio. Grazie Gesù. Anna Maria, invece la sorella fu diagnosticata una cataratta e poi doveva essere operata un tunnel carpale e attraverso l'olio non è stata operata né a tunnel carpale né tolta né la cataratta. Sì, confermo. E infatti giovedì avevo un dolore qua e non l'ho più. Sono stata guarita. Perché lei senza olio una è stata operata a tunnel carpale. Questo invece non l'hanno operata perché ha usato l'olio in tempo. Era malata, adesso no. La cataratta è sparita con l'olio. Noi abbiamo dei fogli dove loro firmano le guarigioni, le testimonianze di guarigione che fanno. E devono scrivere: sono stata guarita con l'olio o sono stata guarita con i fazzoletti o con l'imposizione delle mani oppure con la parola di conoscenza. Il Signore ci ha dato tanti mezzi di guarigione. Perché Lui ci ama. Gloria al Signore. E Gesù ha guarito questa sorella da un trauma alla gamba di destra e un problema di lombosciatalgia, sempre con l'olio santo. Sì, infatti ho avuto questo trauma per un certo tempo. Ho applicato l'olio, il fazzoletto e nel giro di una settimana è scomparso totalmente. Così pure per la schiena. In passato ho dovuto fare cure con iniezioni e ci è voluto un mese intero. Invece in una settimana con l'olio e il fazzoletto Gesù è intervenuto subito, grazie a Dio. Bene, ne sono tante, ma va bene così. E ovviamente tutta questa pubblicità non è all'olio, è a Gesù, non è l'olio che guarisce, ma Gesù. E quest'olio è gratis perché noi ve lo doniamo, è un dono. Il Signore l'ha donato a noi, cioè olio, in definitiva è olio extravergine che noi preghiamo su quest'olio. E il Signore tocca quest'olio e diventa santo. E vedete quello che fa, è miracoloso. Quindi non è che lo pagate, noi ve lo doniamo.